Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle letture che ho appena terminato, quelle che sto facendo in questo momento e quelle che programmo di fare dopo. Il primo fumetto di cui voglio parlare oggi è Janky Cable di Claudio Avella. Questo fumetto è edito dalla Shock Dom, non ricordo bene il prezzo di copertina perché mi è stato inviato dall'autore in digitale. Comunque troverete tutte le informazioni a riguardo qua sotto in descrizione. Questo fumetto è ambientato in un ipotetico futuro non lontanissimo, decadente, cyberpunk. I protagonisti sono un chirurgo e la sua compagna che hanno accantonato momentaneamente la guerra contro le megacorporazioni per cercare la loro figlia Siri. Siri è stata portata via diverso tempo fa e i protagonisti si lanceranno appunto in un'avventura cercando di riportarla a casa. La storia parte subito a bomba, è veramente molto dinamico, adrenalinico, c'è tanta azione all'interno del fumetto e è un po', diciamo, sopra le righe, un po' come i personaggi e il linguaggio che utilizzano. È abbastanza colorito e sapete che per me il linguaggio è abbastanza un limite, infatti all'inizio del fumetto ho fatto abbastanza fatica perché non riuscivo innanzitutto a capire dove volesse andare a parare la storia, in secondo luogo il linguaggio mi metteva un po' in difficoltà. È un fumetto forte non soltanto per il linguaggio utilizzato, ma anche per alcune scene che sono abbastanza esplicite. Andando avanti con la lettura, questo fumetto mi ha stupito tanto perché pensavo fosse più, diciamo, di intrattenimento, invece nasconde delle tematiche comunque molto profonde. Il primo tema, diciamo, che mi ha sorpreso quello della famiglia. L'ho trovato molto profondo, ci sono state diverse riflessioni che mi sono piaciute tanto al riguardo ed è una cosa che non mi aspettavo. Un elemento che mi è piaciuto tantissimo all'interno di questa storia è il Giappone. Ci sono tantissimi richiami a partire dalle ambientazioni, i nomi, i vestiti, le tradizioni. Tutto strizza l'occhio all'Oriente ed è una cosa che ho apprezzato veramente tanto perché si narra una storia nuova, futuristica, partendo però da radici ben solide della tradizione. Per quanto riguarda i disegni, li ho trovati molto in linea, molto giusti con il tipo di storia che si va a narrare. Le linee sono sinuose, ricordare la sensualità che comunque è presente all'interno del fumetto, e i colori sono molto pop. Ci sono dei colori un po' innaturali, se vogliamo, che si sposano molto bene con l'ambientazione fantascientifica, ma che io avrei preferito un po' più carichi e spinti, un po' più accesi. Nel complesso è stata quindi una lettura interessante perché mi sono spostata un po' da quella che è, diciamo, la mia comfort zone, ho scoperto qualcosa di nuovo ed è un fumetto che tutto sommato mi ha stupita. Mi aspettavo una storia di, non dico guerra, però proprio d'azione, movimento. Ci sono poi tantissime tecnologie nuove che ho trovato molto interessanti. Ciò che però mi ha sorpresa molto è la presenza di alcune tematiche trattate anche con abbastanza delicatezza all'interno della storia. Non me l'aspettavo, è stata una bella scoperta. Ho poi letto il numero 6 di Tsubaki Chō no Only Planet di Mikayama Mori, edito da Star Comics al prezzo di 4,30€. Sto apprezzando sempre di più questa storia che secondo me non è originalissima, però intrattiene, emoziona, insomma mi coinvolge sempre tantissimo. Il numero 5 per me era stato un punto quasi di svolta, mi aveva fatto riconsiderare un po' questa serie che all'inizio sì mi stava piacendo ma non era nulla di che, mentre il 5 mi ha sorpresa veramente tanto, quindi mi aspettavo che si alzasse ancora di più l'asticella con questo numero 6, cosa che non è successa totalmente. Ovviamente vi sto parlando di una impressione mia, di quello che mi aspettavo io da questo fumetto, che è stato comunque all'altezza dei precedenti. Diciamo che iniziano ad emergere alcuni cliché che non mi fanno tanto impazzire e la protagonista certe volte proprio non la sopporto perché la trovo troppo sciocca. Continuando, ho letto La mossa del principe, edito da Triskel Edizioni, il secondo volume della serie Il principe prigioniero, ha un prezzo di copertina, se non sbaglio, di 12€, adesso non è riportato qua, comunque trovate il link in descrizione. Come vi dicevo, si tratta di un seguito, quindi non posso entrare molto nel profondo per quanto riguarda la trama. Questa serie mi aveva colpito tanto innanzitutto per i contenuti sessuali molto espliciti e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più da questo punto di vista in questo secondo volume. Cioè, secondo me è stato un po' più spinto il primo, nel senso che c'erano molte più scene esplicite, mentre qua ce ne sono poche ben descritte, comunque mai volgari. Per quanto riguarda invece la trama in generale, sono rimasta un tantino delusa. Mi aspettavo una storia più movimentata ed è sicuramente migliore questo secondo volume rispetto al primo perché c'è più azione, si entra un po' più nelle dinamiche della politica, delle strategie di questi due regni, si scopre anche qualcosa di più sulle tradizioni, i costumi di questi popoli, però
non lo so, ho trovato la prima parte un po' noiosa. Si è ripreso secondo me dalla metà in poi circa, l'ho trovato un po' più avvincente, ma la prima parte ho veramente fatto fatica a continuare. Ed è un peccato perché secondo me le premesse di questa storia, di questa trilogia, sono comunque molto interessanti. Anche come si conclude questo secondo libro ti lascia col fiato sospeso e non vedo l'ora di poter leggere il terzo e ultimo volume di questa serie. Anche perché c'è stato uno sviluppo notevole dal punto di vista dei personaggi che nel primo libro erano stati comunque un po' abbozzati, in questo secondo si entra più nel profondo, capiamo meglio i caratteri, scopriamo meglio i due principi ed è una cosa che ho apprezzato tanto. Ho letto poi il numero 3 di Come dopo la pioggia di Jun Mayuzuki, sì, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90€. Sapete che mi sono avvicinata abbastanza recentemente a questo manga, ma lo sto adorando. La protagonista è una liceale che si innamora del suo datore di lavoro. Mi viene un po' da sorridere perché sto leggendo ultimamente dei manga in cui la protagonista è molto giovane e si innamora di un ragazzo più grande di lei. Comunque, la storia nonostante sia abbastanza matura è comunque fresca e simpatica. La protagonista è giovanissima, ha tanti dubbi e inizia a scoprire adesso che cosa significhi essere attratti da qualcun altro, essere innamorati di qualcun altro, e quindi ha questa grande curiosità verso questo uomo, lo vuole conoscere meglio. Questo mese è uscito poi Made in Abyss di Akito Tsukushi, un manga che attendevo tantissimo perché ho visto l'anime tratto da quest'opera e me ne sono follemente innamorata. Questo manga è edito dalla J-Pop al prezzo di 7,90€, al momento è disponibile appunto il numero 1, credo siano 5-6 volumi in corso in Giappone al momento. Comunque ho dedicato a questo manga un intero video che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Molto brevemente, questo manga mi è piaciuto tantissimo, innanzitutto perché ho ritrovato la storia che avevo scoperto grazie all'anime. Mi piace tantissimo il contrasto fra i disegni carini e coccolosi e le tematiche invece più drammatiche e dure. L'unica cosa che mi ha lasciato un tantino, non perplessa, però che mi ha lasciato un po' così, sono i disegni che in alcuni punti secondo me non sono perfettamente a fuoco. La storia comunque secondo me merita tantissimo, questo primo volume è abbastanza introduttivo della storia, ma andando avanti sono certa che ci regalerà delle perle. Ho poi letto Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappi, edito da Giunti Editore al prezzo di 12€. Anche di questo libro trovate la recensione qua sul canale, come al solito nelle schede qua sotto in descrizione troverete il link. La protagonista è una ragazza, Eliza, che fa fatica a relazionarsi con gli altri, a fare amicizia, è molto introversa. Online però è una celebrità, le piace molto disegnare e ha iniziato a pubblicare online il suo fumetto, Mare di Mostri. È il libro che avrei voluto leggere da adolescente perché parla agli adolescenti e ai giovanissimi di tematiche comunque presenti in quella fase di età in maniera però diretta, molto sincera, senza cercare di addolcire la situazione. Una cosa che mi ha colpito veramente tanto, anche perché si parla di ansia sociale e depressione, oltre al confronto fra vita online e vita offline. Ci sono diverse riflessioni che mi sono piaciute tanto e penso che sia un romanzo da leggere soprattutto se siete giovanissimi, ma anche semplicemente se avete un social o comunque siete abbastanza attivi online. Un fumetto must, assolutamente da leggere prima o poi nella propria vita, è L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge, edito da Canicola Edizioni al prezzo di 19€. Vi ho già parlato su Instagram e sul blog di questo fumetto, ma penso che non smetterò mai di consigliarvelo, perché è un fumetto che mi ha fatto riflettere tanto e nonostante sia duro e abbastanza triste, penso che debba essere letto. Allora, innanzitutto il protagonista di questa storia è un uomo senza un particolare talento, è un mangaka anche di successo che però sceglie di abbandonare questa attività perché sostiene che i manga non saranno mai ritenuti arte e quindi decide di dedicarsi a una serie di hobby, attività che non richiedono una qualche qualifica o talento particolari, in modo da guadagnare senza il minimo sforzo. Ecco quindi che inizia a riparare delle macchine fotografiche usate per poi rivenderle, fino ad arrivare a vendere sassi raccolti lungo il fiume. Questo fumetto è stato pubblicato nel 1986, ma penso che parli tantissimo anche della società di oggi, una società in cui devi avere un ruolo. Questo fumetto parla invece di tutte quelle persone che un ruolo ben definito all'interno della società non ce l'hanno e dal momento che non contribuiscono al benessere generale vengono allontanate ed emarginate. Alla vita del protagonista si uniscono poi altre voci, altre esperienze che parlano appunto di
quelle persone senza un ruolo ben preciso. Una storia che parla anche di depressione e che parla tanto dell'autore che l'ha scritto. Infatti questo è un Watakushi manga, un fumetto dell'io in cui l'autore parla, comunque fa riferimento ad eventi successi realmente nella sua vita, a partire dall'essere mangaka, i litigi con la moglie. Secondo me si percepisce tanto che questo fumetto nasce da un'esperienza comunque vera, vissuta. Vengono trattate delle tematiche molto delicate che secondo me fanno riflettere, e per questo secondo me è assolutamente da leggere. Per quanto riguarda i disegni non ho tanto da dire, nel senso che l'importanza dei personaggi non sta nel modo in cui vengono rappresentati, ma proprio nelle loro azioni, in quello che fanno, che dicono. Per questo non sono particolarmente dettagliati i disegni, soprattutto nei volti dei personaggi, sono un po' stilizzati. Mentre per quanto riguarda le ambientazioni, in particolare alcuni oggetti, come ad esempio le pietre del fiume, vengono particolarizzate di più. Fumetto dai toni completamente diversi è invece Kids with Guns di Capitan Artiglio, edito da Bao Publishing al prezzo di 20 euro. Attendevo tantissimo questo fumetto, ve ne ho parlato ovunque e non sono rimasta minimamente delusa. La storia parla di tre fratelli che mettono a segno un grosso colpo, ma vengono appunto ricercati dalle autorità, per questo fuggono, e nel mentre uno dei fratelli decide di adottare una bambina senza nome. La storia segue quindi la loro fuga, che viene complicata ulteriormente da altri elementi, fra cui la presenza di teschi misteriosi che sono in grado di dare dei poteri mistici ai fratelli. La storia ha tanti elementi fantascientifici, ma si rifà al vecchio Far West, un connubio che mi è piaciuto tantissimo, ancora di più per via della presenza dei dinosauri. Infatti i cowboy non cavalcano i cavalli, ma i dinosauri. È un tocco che secondo me è geniale. La cosa che ho trovato più interessante è che questo fumetto è rivolto al futuro, però si rifà alla tradizione. Comunque ci sono tanti elementi, diciamo, del passato che vengono reinventati, per questo si ha un occhio verso il futuro. L'ho trovato molto innovativo per questo. Anche la storia l'ho trovata molto intrigante, innanzitutto per questi vari elementi che si mescolano fra di loro, ma anche per via dei personaggi. Innanzitutto la bambina senza nome, che mi ha ricordato tantissimo Eleven. È una bambina di cui non si sa bene il passato, ma è molto determinata. Nonostante non parli, sa parlare con le azioni. Mi sono piaciuti tantissimo anche i dinosauri, che secondo me vengono rappresentati molto bene, hanno diversi particolari. I colori che vengono utilizzati poi mi sono piaciuti tantissimo, hanno delle tinte molto futuristiche, ci sono questi colori un po' innaturali che fra di loro si sposano in maniera perfetta. C'è poi un elemento ricorrente all'interno del fumetto, che è quello del fumo, le nuvole, questi vapori, non so bene come definirlo. Comunque, quando si rappresenta il cielo ci sono le nuvole, e in quasi ogni tavola c'è questo elemento un po' fumoso, che sia il fumo della pistola, del fuoco, la polvere che da terra si alza. Insomma, anche i balloon ricordano un po', hanno questa sinuosità del fumo, non so, è una cosa che mi è piaciuta ritrovare in questo fumetto, è come se collegasse comunque tutta la storia. È una storia di intrattenimento molto dinamica e vivace, che parla anche di tematiche molto profonde, come ad esempio la famiglia. Mi è piaciuto molto il concetto di famiglia allargata, e sono curiosa di vedere come verrà poi sviluppato nei prossimi volumi, soprattutto di sapere che cosa succederà, perché questo è un po' l'inizio di quella che si prospetta una grandissima storia. Per quanto riguarda le letture che sto affrontando in questo periodo, sto leggendo The Queens of Innislear, non ricordo bene l'autrice, mannaggia, non me lo sono segnata, comunque lo troverete scritto qua sotto in descrizione. In pratica questo è un fantasy che uscirà alla fine di marzo, che sto leggendo in anteprima grazie a NetGalley. Mi incuriosiva particolarmente, innanzitutto perché si tratta di un fantasy, di un high fantasy, ispirato a una tragedia di Shakespeare, Re Lear per l'appunto. È stato poi descritto come una sorta di Game of Thrones, un fantasy quindi molto importante, dinamico, con tantissime tragedie e complotti. Sono a metà e non sta succedendo niente, sono molto delusa perché sto facendo fatica ad andare avanti con la storia. L'inglese non è semplicissimo, lo stile di scrittura è abbastanza complesso, ci sono tanti punti di vista, troppi, cioè secondo me non hanno
tutti il senso di esserci. L'altro libro che ho al momento in lettura è Le Braci, edito da Adelphi al prezzo di 10 euro, di un autore ungherese. Questo libro l'ha letto anche mia mamma e le è piaciuto molto, quindi ero curiosa di leggerlo anche io, anche perché l'ho comprato quasi un annetto fa ormai. Mi sta piacendo, ma allo stesso tempo non mi sta dicendo granché, è complicato da dire. Sono comunque all'inizio, la storia parla di due amici, ripercorre un po' quella che è stata la loro storia e sono curiosa di vedere che risvolto prenderà la storia. Dopo leggerò sicuramente La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur, un fumetto uscito recentemente per Tunuè al prezzo di 17 euro. È un fumetto francese che attendevo tantissimo, innanzitutto per i disegni, che secondo me sono qualcosa di magico, i disegni, i colori, c'è un'atmosfera proprio da fiaba, delicatissimo, molto, c'è molta arte in questo fumetto, non so come spiegarlo, qualcosa che mi ha colpito da subito. E la protagonista è una bambina di 8 anni e mezzo, la storia parla di lei e della sua paura che, come vedete, è anche rappresentata. Sono molto incuriosita e lo leggerò immediatamente. Queste erano quindi le mie ultime letture. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se avete letto anche voi uno dei libri o fumetti che ho citato, e in tal caso che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!